Sale. Zucchero. Forno parte centrale. Parte centrale del forno statica 230 gradi per almeno 30-35 minuti. Andiamo a raffreddare un pochino. Filo d'olio. Sale. Origano. Impastiamo il tutto, schiacciamo queste teste d'aglio che facciamo questa cremina che è stupenda. Mestolino d'acqua bollente della pasta, parmigiano, parmigiano, parmigiano. Fiamma al minimo. Non dobbiamo cuocere questo sughetto, lo dobbiamo solo riscaldare. Passiamo la fiamma al massimo. Pasta cotta al dente. Questa già è cotta, quindi dobbiamo solo mantecare, non dobbiamo cuocerla e risottarla in padella, solo mantecare in questo sughetto. Mestolino d'acqua. Andiamo a mantecare tutto. Guardate qui che spettacolo, ragazzi. Pasta cotta, spegniamo il fuoco, andiamo a mettere la purea d'aglio, ragazzi, a gusto e piacimento. Io la purea d'aglio metterò solo un paio di cucchiaini così. Andiamo a mantecare questa purea d'aglio all'interno, ragazzi, da questo tocco. Vi faccio vedere, si scioglie la purea d'aglio, siamo a fuoco spento, c'è un profumo d'aglio esagerato. Guardate qua che spettacolo, ragazzi, mamma mia. Pepe. Guardate qui che spettacolo, ragazzi, e questo piatto è veramente uno spettacolo, è semplicissimo da fare, ragazzi. Già immagino tutti i professori sotto nei commenti: sa che puzza d'aglio, sa che alito rilascia al palato questa puzza d'aglio che fa scappare i vampiri e i pipistrelli. E non è così, poiché nell'aglio abbiamo messo a contrastare come aroma l'origano. L'origano contrasta l'aglio. Quindi provate questa ricetta assolutamente. È inutile che vi dico che qui con questi pomodorini confit, con questa nota dolce che abbiamo messo all'interno, che abbiamo zuccherato questi pomodorini all'inizio, la scarpetta è veramente d'obbligo. Per descrivere questo sapore è come se avessimo un pesto alla trapanese, poiché abbiamo frullato questi pomodorini assieme al parmigiano con il sapore dell'aglio all'interno. Veramente molto buono. Lo zio vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao!